È partito da Firenze il tour italiano Attrazione Investimenti, organizzato dal governo in collaborazione con le regioni, con l'obiettivo di facilitare l'ingresso di nuovi capitali e investitori nel nostro paese e mappare le opportunità presenti nei territori dagli incentivi ai distretti industriali. Una sfida che vede la Toscana in prima fila anche grazie alla struttura Invest in Tuscany, voluta dalla regione per supportare chi viene ad aprire un'attività produttiva sul territorio. Siamo una regione che da subito ha creduto in una collaborazione con il Sistema Italia e non a caso siamo la prima regione che nel 2015 ha firmato un protocollo d'intesa con il MISE e con l'ICE per promuovere l'attrazione investimenti, e non è un caso perché siamo una regione che da questo punto di vista si difende piuttosto bene. Nell'ultimo quinquennio siamo la terza regione in Italia come capacità di attrazione investimenti. Parliamo di 460 multinazionali in Toscana con 615 unità locali. Quindi sono numeri di tutto rispetto. Gli investimenti dall'estero sono fondamentali perché hanno un impatto diretto sull'occupazione, creando nuovi posti di lavoro e apportano nuovi capitali al sistema imprenditoriale, che è composto soprattutto da piccole e medie imprese. Come si possono invogliare le imprese a investire in Toscana? Io credo che portare le aziende in Toscana o comunque in Italia sia un qualcosa di non difficilissimo. Io credo che si debba più contare sul mantenimento di quelle che abbiamo, che sono i migliori sponsor sull'attrattività. Noi dobbiamo curare le aziende, non fermarsi a attrarle e a insediarle, ma curare la loro vita e contare proprio sulle aziende che ci sono, partendo da nuovi investimenti delle aziende ormai residenti, che non ci scordiamo al momento che vengono qua, sono aziende italiane perché pagano le tasse in Italia, creano occupazione, quindi vanno curate. Il tour è solo l'ultima novità promossa dal governo e dalle regioni su questo tema. Nell'ultimo anno e mezzo, infatti, sono stati organizzati corsi di formazione e tavoli di lavoro con lo scopo di dare a tutte le strutture dedicate all'attrazione degli investimenti una base comune di conoscenze e capacity building in materia. Qual è la situazione degli investimenti esteri in Italia? Cosa si può fare per essere più attrattivi? In termini di attrattività, quello che si può fare è lavorare molto all'estero, quindi per portare appunto quella che è l'offerta, le possibilità, le opportunità di investimento, e poi quelli di essere un pochettino più efficienti dentro casa nostra, quindi quello di, come dire, sostenere, aiutare, facilitare le operazioni di investimento che vengono realizzate in Italia da operatori stranieri. Mi riferisco soprattutto a investimenti greenfield, cioè a nuovi progetti. La Toscana è attrattiva, l'abbiamo dimostrato, cioè, come dire, l'abbiamo verificato anche in occasione del progetto di GL Oil & Gas, che ha portato qui sostanzialmente tutta la parte del turbo machinery a seguito della fusione che c'è stata negli Stati Uniti. La Toscana è importante, lo è per i flussi turistici, anche per i relativi investimenti in quel settore. Siamo in una città che ha la più alta concentrazione di opere d'arte per chilometro quadrato, a detta dell'UNESCO. Quindi le opportunità per la Toscana ci sono molte, perché poi c'è una manifattura molto forte. Dal 2014 in Italia esiste il Comitato Attrazione Investimenti Esteri, che ha il compito di accogliere i grandi investitori e aiutarli a districarsi nella burocrazia. ICE Agenzia poi segue le fasi operative dell'attrazione degli investimenti, accompagnando gli investitori durante tutto il processo. Noi dal 2015 abbiamo iniziato una struttura di desk all'estero nelle 9 piazze finanziarie più importanti, e grazie a questi desk che ogni giorno vanno a incontrare investitori stiamo andandoli a incontrare, spiegandogli perché investire in Italia, e poi li stiamo aiutando in tutta la prima fase dell'investimento. Dall'anno scorso abbiamo firmato un accordo con Invitalia e quindi abbiamo creato un gruppo di lavoro congiunto che aiuta da un lato a dare tutte le indicazioni all'investitore per decidere di investire in Italia, dall'altro poi lo accompagna step by step in tutte le fasi dell'investimento. Il terzo importante passo è tutto il lavoro che stiamo facendo con le regioni. Abbiamo firmato 15 accordi operativi con le regioni, stiamo firmando dei piani annuali di attività congiunte per definire in modo chiaro processi e attività tra il governo centrale e le regioni.